Si parte, partenza da Opi, vicino Pescasseroli, direzione Monte Marsigliano, Monte Forcone, Monte Calanca, Marsigliano Est. E vabbè, se ci riusciamo, perché si sa. Il tempo sembra che oggi non piove. Vediamo un po', speriamo. Ciao, alla prossima. E continua l'avventura del signor Bonaventura verso il Monte Marsicano. Questo qua sopra, se non sbaglio, è il Calanca. Non si vede la croce, forse sarà un pochino più dentro. Qualche nuvola, ma ci hanno rassicurato che oggi non piove. Speriamo. A dopo. Ed ecco il paesino di Opi. Proprio nel centro, proprio dentro al parco stiamo proprio. Dal Parco Nazionale dentro nel PNALM, Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise. Infatti c'era Benvenuti nella Valcomino. la bella Non laguna. so se questa è la Valcomino, se è questa, credo che sia questa la Valcomino. Bello comunque. Sì, guarda che roba. Stanno ristrutturando il campanile, vedi? Sì, il terremoto ha fatto i danni pure qua. Continua Sì. l'acqua. Ed eccoci a Fonte, se non sbaglio, Charliente, qualcosa del genere, poi non mi ricordo esattamente, ma comunque mi sembrava Charliente. Pure di meno, dice 20 metri, ma anche di meno. Ed eccoci qua. Aspetta, se non è potabile, a parte se non è potabile sarebbe scritto. Qualcuno l'ha levato. Questo è tipo un acquedotto, vedi? Ecco perché c'è proprio l'acquedotto qua, ecco perché arriva in continuo l'acqua. Eccoci qua, siamo entrati nel Bosco delle Fate, dopo aver superato la Fonte Charliente. C'è un piccolo ruscelletto d'acqua alla tua sinistra, vedi? Sarà per la pioggia dei giorni scorsi. Bosco delle Fate. Siamo appena usciti dal Bosco delle Fate. Comincia a fare un caldo bestiale e stiamo all'ombra, eh? E sono solo le 6:30 di mattina, adesso saranno le 7. Siamo partiti alle 4 di stanotte da Roma. Parte troppo in piano, poi per forza, prima o poi diventa livida. Infatti è partita male storia, questa è partita piano piano a salire, senza mai perdere quota, invece a un certo punto siamo scesi in pezzetto. Sempre diretti dal Marsicano. Eccoci qua, siamo al rifugio Stazzo di sì, allo Stazzo di Monte, del Monte Marsicano. Sarà un rifugio. Ora vediamo se c'è qualche locale aperto. A vedere se c'è solo la porta da qua. A meno che c'è la porta laterale da dietro. Di solito una Dovrebbe stare aperto. stanzetta dovrebbe stare sempre aperta nel caso di pioggia, insomma di pericolo. Uno deve sempre trovare un rifugio aperto. Siccome siamo in Italia, soprattutto siamo nel centro Italia, le cose qua non funzionano mai. Prova un po' apri. È chiuso. Dai. Eccola che esce dal bosco. No, quello delle fate era quello sotto. Delle streghe? Delle fate era quello. Questo è delle streghe. Sarà pure delle, come dicono abruzzesi, un bosco delle straie. Che vada puzza da fare le fiamme, puzza da fare. Ragazzi. Traduci? Quanto cazzo di taglio questo bello che è? Si intravede il Calanca. Io lo vedo, voi non lo vedete. Da una parte è brutto che va dritto su dritto per dritto, da una parte è buona perché fai subito il dislivello, lo levi subito dalle palle. Se cominci a andare a fare i piazzi in piano,
continua la dura salita al Marzigano. È splendido panorama. Per fortuna che il sole non ce ne sta tanto e fa un caldo che si crepa. Eccoci qua, siamo quasi a 1900, esattamente siamo a 1875, così dice il GPS. 1875, quindi 1900, mancano 300 metri di dislivello, infatti è quella adesso poi. È un po' annebbiato, però se non piove, l'importante è che non piove, poi anche non c'è più niente. Minchia, che salata che sai che siamo fatti, oh. Con questa tutta ripida, proprio ripida, ripida. Ed ecco la vetta numero 79, 79 over 2000. Questa è stata molto faticosa come vetta, C'ha avuto un bel dislivello, una pettata spettacolare. Monte Marzigano, 2245 metri, eccola qui, sul Monte Marzigano. Vediamo qua, Monte Marzigano, quota 2245, qualcuno ha scritto Corale Decima Sinfonia, è stato qui, Corale per Sinfonia. Ah, perché hanno suonato qui. Hanno suonato, sì. Sono con la di strumenti qua. Sì, l'ho visti giù al paese. Ok. Persi nella nebbia con un bel venticello. Mi stiamo dirigendo verso il secondo Marzigano. La seconda vetta del Marzigano. Ecco donna Palmira immersa nella nebbia, con il visino arrabbiato. La nebbia che sale dal canalone qua sotto. Fredda. Eccola qua, questa è la seconda cima del Marzigano, che però secondo me era quell'altra, 2253 metri che mi dava il GPS. Comunque ci siamo saliti lo stesso, ma Filmino lo faccio qua, è uguale. Sta là. Ora stiamo andando verso il forcone, quindi la vera vetta del Marzigano 2 è quella là sopra, la vedete? Che freddo! Dove si va a prendere il sentiero per Ninna? Guarda che nebbia oggi! Sono nuvole queste, verso il Monte Forcone. Dopo al ritorno ritorniamo sulla vetta della cosa quella vera e famo la foto. Ah, quella del Marzigano vero. Questo qua non mi piace, quello che ha, no, perché quello che ha preso sta traccia ha scritto Monte Marzigano, quello non è quello il Marzigano. Il Marzigano stavamo noi, infatti il GPS mutava lì come Marzigano a 2253 mi pare che. Ma anche le tabelle dicevano che era là. Vetta numero 80, 80 over 2000, Monte Forcone. Allora, ecco qua, siamo sul monte, c'è scritto da qualche parte lì un po'? Così faccio, giriamo intorno. Monte Forcone, eccolo qua, c'è scritto qua, Monte Forcone 2228 metri, anche questo è fatto. Adesso dobbiamo tornare a fare il filmato sulla vera vetta del Marzigano. Usa le mani. Se giro di qua? No, di qua. Anche lì, sai, scende bene lì, Qui? Sì, lo vedi? Devi salire da lì dopo. Questo che mi avevo. Lì. Come hai fatto, scusa? Ho allungato un piede sopra e sono salito. Ecco. Ah, sì, così. Reggi, tirati su e vai. Sì. E poi riscendi dall'altra parte. Prendi. Eccolo qua, ci siamo tornati di nuovo, come prima, Monte Marzigano Oeste, 2253 metri se non sbaglio. Questa... L'altro era 2,2? Eh? L'altro quanto era? Era 2,240 qualcosa, questa è la vetta più alta di... Okay.
qui dove dovevamo andare al Ninna. Sì, però non avevo... Il Ninna è stato là per la fine. 2253 ci ha portato direttamente qua il coso. Waypoint. Waypoint, buonanotte. Olè. Anche questa è fatta. Sono 199, me ne manca uno che fa 200. Il Calanca, che mo ci andiamo. Che ci andiamo. Direzione Monte Calanca, le ungle, queste sono le ultime lingue di neve che resistono qui al parco. Ma comunque tante, eh? Oh, yeah. Pure sarà pure gelata. Sarà ghiacciata. Non abbiamo neanche... Ma ci passiamo vicino, ma ci passiamo vicino. Ah, oh. Il Calanca è quello là, so, qui davanti a noi. Passiamo vicino a quelle cose e ci montiamo. Ci siamo abbassati il vento, ah. Non niente, oramai ha deciso di far così tutto il giorno. Si sta a scoprire il Calanca, vedi? Noi vedi c'è una lingua di neve che sale lassù, ah, vedi, ecco, sì, è quello, certo. Il Calanca, porto sopra il Calanca, ora andiamo là. Quindi non è tanto che siamo andati. Sì. Ok, si è accesa la lucetta rossa, vieni, sì. Solo accendi. Siamo ormai agli ultimi 20 metri del Monte Calanca. Allora, con questa vetta raggiungo le 200 vette over 2000. Eccola qua. Croce del Monte Calanca. Moderno di vetta, vai. Over, 200 over 2000. Olè. Tutto intorno è tutta una cosa. Quaderno di vetta, c'è anche il quaderno di vetta dove possiamo lasciare la nostra firma per ricordare le 200 vette, 200, sarebbe anche la 702esima vetta, vabbè, 702 vette dell'Appennino in totale. Cioè. C'è un sistema. Sono bestia, c'è anche Parmila. Questa ruba il quaderno di vetta. Ecco il quaderno di vetta. Beh, bello, grosso pure. Ma la penna è rimasta giù. E mo tocca cercare di tirarla fuori. Certo che intelligenti che sono. Scusa, dovrebbe stare toccata. Ok. Vi salutiamo, siamo... queste sono le 200. 2017. E ci vediamo chissà quando. 2018 mi sa che non 200, ne trovo. 300, vai. 300, ma non ci stanno. 265 pare che so. 52.000 questo l'ha fatti, vedi? 50, poi io scrivo tutto. 50, 2250, 52.000. Ok, qui siamo a 2178 metri, se vi interessa. Allora, sapere. Ciao, ciao. Ricominciata la discesa. La fatica della discesa. Lì c'era anche cima di Colle Angelo, l'abbiamo lasciata perdere proprio, sì. Ma tanto io l'avevo già fatta. Parmila non l'ha voluta fare. No. Ma tanto, male alle ginocchia. No, ma tanto sta là, non la tocca nessuno, sì. La ritroveremo lì, la ritroviamo. Mo se dobbiamo fare sto discesone. Pensa che a salì ci abbiamo messo 3 ore e 8 minuti. Pensa un'ora e mezza scendevo, metti 2 ore, vai. Vabbè, non 2 ore in discesa. Dobbiamo fermare a pranzo? Sì, sì, dobbiamo ancora. A rifugio. Vabbè, a rifugio no, prima. Sì, infatti, anche che il rifugio è lontano. Ecco il tratto finale della discesa che scende dal Monte Marsicano, che era durissima. Le ginocchia in pratica ci toccano fino alle orecchie. Le ginocchia fino alle orecchie ci arrivano. Si sono allungate. Ci potevamo fermare qui e arrivare a mangiare, no? Ci fermiamo qua allora. Allora qui noi ci fermiamo e mangiamo. Che fa pure rima. Si è riparato. Questo è tutto il discesone che abbiamo fatto, guarda. Mamma mia. Da lassù che poi la. Dove vedete che finisce, mica finiva là. Sì, magari. Magari, eh? Eccoci qua nei boschi del bosco, sì, del bosco marsicano, ma del Monte Marsicano, quindi qui è pericoloso che c'è l'oro, il famoso orso Yogi. Yogi bubù! L'orso marsicano. Detto anche Yogi. Bubù. Tu fa l'orso, io faccio bubù. Tu quello che frega i cestini. Sì. Patrizia fa il ranger. Ah, gli sta bene. Eccoci di nuovo nel bosco delle fate. Delle fate e dei gnomi. E speriamo non degli orsi marsichiani.
siamo quasi di nuovo al rifugio Stazzo di Monte Marzicano. E non hai spinto bene. Ho spinto io, ho spinto forte, si è aperto. Ah sì? Eccolo. Mi devi dare una spinta. Ah, vedi, è carino. Stazzo di Monte Marzicano, comune di Opi. Non c'è, sono... sì, c'è stata una specie di... Ti do una spinta, allora ci ho pensato, forse sta incastrando. No, sta incastrata. Ah, forse sta incazzata via rifugio pure, anche. Ecco perché Patrizia tu stai incazzando. Quante scritte, che carini, quando fanno così. È lo stronzo che ha scritto De Sarbini. Che te pensi, sempre lui. Eccoci al passo dell'orso. Come vedete, la vedete quella grossa pietra? Sembra un orso. Attenta quando va a sinistra, vai, qui accarezzalo. Accarezzo? Sì. Monta a cavallo, vengo giù e faccio una foto a cavallo dell'orso. Oh, mesi bella, cavallo stu cammello. Aspetta, faccio la foto. Stasera ghiaccio alle ginocchia. A tutte e due. Che bisogna ritornare in forma per sabato o domenica. Sabato o domenica, sempre vediare, vedere meteo. Certo. E... come stiamo fisicamente, ormai l'età ce l'avevamo noi, non è che per recuperare recuperiamo con la giornata, infatti. Ci vorranno un paio di giorni come minimo. Eccoci di nuovo a Fonte Ciarliento, ormai siamo quasi arrivati alla macchina, laggiù c'è il cucuzzolo dei Opi, faccio vedere il Calanca, stavamo lassù noi, una delle vette era quella, il Calanca. Bene, questo è l'acquedotto. Buttare via. Eccoci qua. Qua finisce l'avventura sul Monte Marzicano e vette limitrofe. Marzicano Ovest, Marzicano Est, Calanca, Calanga e Forcone. Bene. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Alla prossima. Allora eravamo lassù, adesso siamo qua giù. Attenti ai cani. Benissimo. Benissimo. È inventato. Alla prossima, ragazzuoli.